Buonasera a tutti. Dopo un po' di pausa per le feste, oggi siamo venuti di nuovo a disturbare la nostra regia. Però lui viene ben volentieri con noi. Francesco, tu, prima di presentare a Pippo, tu, dopo un po' di tempo, possiamo parlare un pochettino del lavoro che hai fatto nel presepe. Allora, purtroppo io quel tanto mi sono dovuto assentare per motivi di salute, però nella collaborazione di tutti coloro che hanno creato, si è creato sempre quel bello scenario di cui si ritiene che è unico a Monterozzano. Si ritiene. Peccato che le possibilità economiche ormai sono molto ridotte e ci si deve contentare di quello che bene o male si può fare. Ma di gente ne viene però. Sì, ne sono venuti tantissimi. Però se ci fosse un appoggio finanziario migliore, si potrebbe creare molto ma molto di più, perché bisogna dirlo, a Monterozzo ancora i mestieri antichi esistono, anche se si sono chiuse in un modo o nell'altro, però la gente che li conosce e si presta a farle ci sono ancora, diciamo ancora per qualche decennio, però ci sono. E allora ancora siamo nella possibilità di presentare quei mestieri che ormai stanno scomparendo uno dopo l'altro, e diventa quell'unica immagine, quell'unica storia che ancora ci rimane da portare avanti, e speriamo nel meglio, infatti noi in questi ultimi anni abbiamo fatto anche dei corsi, abbiamo fatto in maniera che un mestiere che sta scomparendo del tutto, c'è qualcuno che l'ha imparato e può ancora dimostrarlo a chi ha interesse e il piacere di poterle visitare. A posto, ora vediamo Pippo Privitelli se ha avuto contatto con Gian Costa che si trova fuori. Gian Costa. Perché non avevo in trasmissione. Sì, Gian Costa vi manda tutti gli auguri di buon anno. Arriverà. C'ho questa tenuta da marinaio, far capire che siamo tutti sulla stessa barca. Quindi, guerra fondaia e non, pensateci su. A posto. Allora, cosa ci fai ascoltare? Abbiamo sempre qualcosa. Abbiamo, almeno quando abbiamo soldi, qualcosa da malattia dei poeti, che qualcosa la possiamo fare. Io la malattia di tutti, che sono un bastonetto. Cuiavi lo tutto. Cuiavi lo tutto, mai capisce niente, perché niente s'ha imparato della vita. Sta per buono e mai è contente, è difficile che tene la faccia pulita. Lo buono stare, le vizie contene e le soldazze si spiennano a fascio, ma chi sta gente pensiero non nave, perché la sua mente atene a catafascio.
lo sacrificio, ne porta conoscenza di chi duca serve, che la vita sostiene averlo tutto, non porta sapienza, perché mai sape o bene riunne bene. Ogni cosa ci arriva davanti, senza un minimo rumore di testa. Quando discorso parlare, quando discorso parla sempre tante, bene convinto che ne sempre festa. Mai capisce a comore le fame e tante cosuzze che formano la vita, distrugge tutto, peggio della farame, solo a fare danno, felice sammita. Con tanto travaglia e lo pane si sura, s'ampara di certo lo bene e lo male, ogni cosa, prima sempre a misura, perché conosce chi è l'uomo e lo sale. Perciò lo tutto, quando bello possiere, niente t'ampara dell'umano stato, cuiavolo tutto, ma in nulla crede, perché un pensiere ci resta malato. Ombre bene, ci abbiamo un'altra... Un po' pesantuccia, però, in modo, d'altronde, in modo di vedere. Non è a così che funziona. Tutte siamo a che parate, sia le notti che il giorno, o si è schietti o maretate, tutti chiedono frastuorno. Tante e tante ci scordarono, sia gli amici e le parenti, tutti avevano da chianaro, fine ai nuvoli contenti. Una gran macchina di rosso per furriare appena lo paese, ristorante, all'Eccamuzzo, cose viene delle rise. Quali sono i veri amici? Sono i soldi per eccellenza, tutto il resto niente, dici, chi sta è la sua sapienza? Sia le frate, le cucine, si conoscono appena appena, e mamma e padre, le meschine, sulla pensallo fanno pena. Dopo tanti sacrifici che per figli avranno fatto, va finisce non dei spicci, come se questo fosse reparto. Meglio bello della vita, si era attorniato degli amici e la famiglia canenzita, quando si era più felice. Quando si perde lo rispetto, la natura e le persone, non c'è cuore in tale pietto, è male sempre, sempre l'una. Perciò amico, che da dire? Non mi accussine che funziona, la vita è bella su ducriri, come veramente si funziona. Cerca amicizia e fratellanza, ogni punto che ti trovi, non pensare sulla panza, o sul peso che ti muove. Specialmente se fai male, se tagliato sempre a scianco, senza voglio e senza sale, riesci a mienzo rilofanco. Alla fine, che cogliore, specie che la vita è corta, cambia male tutte l'ore e magari un altro in sorta. Che va bene e non fa male, quel re se lo comporta, e quando muore è naturale, lo paradiso sarà la porta. Complimenti.
Adesso vediamo cosa fa Giuseppe, se ancora in questi giorni mi sono sentito con Giancosta, qualche poesia l'ha mandato. Sì, ci ha mandato qualcosa, però voglio fare questa richiesta dei 8.724.412 che ci hanno richiesto questa bellissima poesia di Pippo Costa, dice perché non ce la fate riascoltare, e la dedichiamo a quelli di YouTube, YouTubani, televisione, sì, 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 tutto il mondo, con un augurio di buon anno. La poesia si intitola Beati gli ultimi che saranno i primi. Se sono l'ultimo, non sono il primo. Ma il primo di che cosa? Ma ancora non l'ho capito. Meglio così, a volte faccio fatica a capire se io sono l'ultimo o sono il primo. È meglio non pensarci, capire chi è il primo, di che cosa. A volte la vita ci viene nascoste certe cose che interessano il nostro cammino. Adesso sì che ho capito cosa devo fare. Ma fare che cosa? E durante il mio cammino cercherò di incontrare il primo, così io sarò il secondo. È importante arrivare alla meta che mi sono prefisso. Ma poi, arrivata alla meta, cosa faccio? Ritorno nuovamente da dove sono partito. Anche se non sono il primo, è importante arrivare al punto di partenza. Per strada ho incontrato lui, il divino, che mi disse: non correre, appena tornerai indietro sarai il primo e non fai fatica a capire cosa devi fare nella vita. Durante il tuo cammino sarai accompagnato dal divino. Beati gli ultimi che saranno i primi. Io sono contento di essere arrivato. Per strada ho incontrato lui, che mi accompagna durante il mio difficile cammino. Complimenti, prima di passarti la parola desidero dire qualche cosa sul libro di storia, naturalmente, che è Santa Silvia e San Gregorio Magno. Tanti dicono che è Marco, ma San Gregorio Magno è di Palermo, a Messina Vandro che è di là, non è così. Santa Silvia è nata a Bizzini, è la mamma di San Gregorio Magno. La tradizione vuole che Santa Silvia, madre di San Gregorio Magno, fosse nata a Bizzini. Le uniche notizie in nostro possesso sono quelle scritte da Monsignor Michele della Losa, arcipete e parroco della chiesa di San Gregorio. Nel suo libro, a pagina 10, afferma che il primo patrono di Bizzini fu San Pancrazio, vescovo e martire venuto all'ordine dall'Oriente marziano per evangelizzare la Sicilia. Egli conquistò alla fede cristiana al popolo vizzinese, il quale in segno di gratitudine lo scelse come patrono presso Dio e gli fu innalzata una chiesa appena cessata la persecuzione contro i cristiani. Di detta chiesa non ve ne sono più le tracce, quale motivo si domanda e alcuni del popolo vizzinese a scegliere il nuovo patrono San Gregorio Magno, madre probabilmente adorata distrutta per terremoto del 1693. Piano piano spiegheremo questa storia perché Santa Silvia ancora sono secoli passati, le sue terre, che era una ricca e nobile signora vizzinese, erano nelle coste di Giorio, dialettalmente detto, che ancora le persone, per chi ne paga, pagano un censo alla chiesa. Adesso parliamo e vediamo Francesco Scollo cosa ha preparato. Allora, passiamo di un tema all'altro e qui parliamo di me stesso considerando per come in genere giusto funziona la mentalità di oggi
e molte volte chi è affettuoso, sincero e onesto nella vita ha solo da soffrire. E allora, infatti, questo titolo di questi versi è Soffre lo cuore mio. Soffre lo cuore mio e nuddu ci crire di quanto male mi furri attorno, manco lo miei amico ciò mi crire lo giorno è scuro a cento manzorno. Cerco la pace e trovo tanta guerra, manco mi pare vero che sto fatto la mia bontate cecola sul terra come se fosse giusto o vieni patto. Rugno la stima mia tutta completa per tutto quello che io posso fare e non c'è nazione che la tiene segreta ma pare che fosse sbagliato lo mio padre. Ogni centona la tengo lontano come ci ho fatto io, non lo capisce e tante sì, ci pare strano, e tende a muore so, che mi convincisse. Come l'umanità a così possibile che dentro male trova lo suo spasso, la vita è corta e no, manco ci crede, basta che va facendo lo sgradazzo. E io che campo simmiento le spine, che male non muoio in nuda maniera, sento che mi trascicono le vini e campo come fosse rintra una galera. La porta della vita degna aperta, per quando la morte mi viene a trovare e l'anima mia restare alla scoperta, se senza mia lo bene resta a fare. Come vedi, c'è cioè un altro. Così fu fatta, e questo è il motivo. Così fu fatta questa umanità, cari umano, nave picca e niente, ognuno cerca la sua comodità e il resto non ci importa niente. Quega fu, con quale coraggio ci mise un uomo di umanità, visto che l'uomo nasceva selvaggio, che fa la qualsiasi infamità. Solo le picche si salvano a facce e sono chiamate gente babbatona. Spatti selvaggi ci appizzano le tacce, rari e neghiddo che ce la perdona. Nasce lo male prima dello bene e l'uomo ne fece presto uso, creando mortalità e tante pene. Infatti, lo mondo si fece confuso. E quando l'uomo nascì in questa terra, per l'ambizione e l'uso male agire, ha cominciato a fare sempre guerra e mai che pensa che deve morire. Perciò l'uomo non ha il rispetto la sacra legge, l'inomo umana, se come una casa che non ha detto, è l'essere umano la cosa giusta. O Padre Eterno, che tutto puoi fare, prima che l'uomo rotondo sta via, ricordi il cielo, che prima sa male, che quello resto ciò giusto fu ria.
Complimenti. Adesso vediamo Pippo Prevedelle che poesia ci fa ascoltare. Questo è di John Costa, che si ricorda che il cuore, perché parlava di cuore, non mente mai. A volte il cuore non vuole mentire. Certo che fa fatica a nascondere l'emozione che passa. L'uomo non sa quello che vuole dalla vita sua o degli altri. Cercare o capire cosa si vuole non è facile. Aveva ragione lui. Ama gli altri se vuoi essere amato. Amare è una frase difficile da pronunciare o da mettere in atto. A volte sacrificare gli altri per il tuo bene, sta meglio dire che la vita e le sue regole, se non paghi chi li mette in atto per vivere con gli altri in santa pace. La pace, se vogliamo, ce la cerchiamo noi, esseri umani, creature, terreni. Non bisogna mai attraversare il confine della nostra vita. A volte si vuole raggiungere la propria meta, quella che ognuno di noi si prefissa. Durante il suo faticoso e caloroso cammino, Mosè disse ai suoi: non avete paura di attraversare il mare, saremo protetti da Dio che ci guida durante il nostro cammino. Appena si videro liberi, fecero tutto l'opposto. Non rispettarono le parole di Mosè, ma Dio disse a Mosè: bisogna rispettare le leggi di Dio. Complimenti, complimenti. Adesso io desidero mandare un altro pezzettino per far capire, per quello che dice la storia di Santa Silvia con il grande Papa che abbiamo a Bezzine, è originario di Bezzine perché la mamma è nata a Bezzine, poi è andata in Spagna, e tutto è stato là. Poi i bizinesi cosa hanno fatto? Hanno reclamato di portare di nuovo, togliere San Procaccio e portare di nuovo Papa San Gregorio Magno, e il quale San Gregorio Magno, il Vaticano gli ha concesso di portare un pezzettino di osso del braccio e viene conservato nella chiesa madre di Bezzine. Tutti gli anni, quando si festeggia il 12 marzo, questo osso di San Gregorio Magno viene esposto al pubblico. Per adesso più di questo non vi dico, perché dobbiamo dare spazio agli amici per leggere le loro poesie. Allora, Francesco. Continuiamo. Il racconto a cui non sape le racconte sulla storia del passato che pigliavano la punta non so che ci aveva capitato. E poi chi si nascenne e il nonno per l'appunto li pigliavano a tante banne e poi le usavano come punto. Quasi tutti analfabeti, malamente assai perfetta, non so fare, erano quieti, specie attorno alla buffetta. C'era fatto che successe, c'era cosa le inventava, ma tutto si faceva progressi, che le figlie si cerava. Era memoria prediletta, che usavano l'anziane, era una pagina corretta, capivano sì le menti sane. Grazie a Iddi, oggi appunto li scriviamo della carta, pure io e senza affronto e senza uno che si scarta. Ogni punto la sua storia vale la pena di leggere della vita e la memoria e spatte facile capille.
Un altro. E poi ci abbiamo le conclusioni. Ricordi di una volta, ruorde di una volta. Vola la mente mia, vola lontano, ringe e riordere la vita mia, e riguera portata la mano, calorestino, come mia la via. Se travagliava magari alla notte, era il bisogno che non ci portava, le stesse ossa ne sentiamo rotte, ma appena lo pane si ci paragnava. Le sorde le sentiamo ammontovare, lo divertimento non ci conosceva. Ristata a pere ne potiamo fare o a cavallo la scecca per quella via, perché tanto e tanto manco chiesto. Infatti le tante all'estero partiamo, se un poco di fortuna potiamo trovare, ma un'altra vita recane facemma per non collire poter varagnare. Dopo un giorno le travaglio pesante, quanto vuote ne corcamma in terra, mai ne sentiamo con l'anima festante, che lontani eramo della nostra terra. Quando volte ne tornammo a famiglia, la mamma e padre, mogliere e figli, lo cuore brama e lo canto ci piglia, ma non ci può dare le giuste consigli. Chissà la sorte dello poveriello colpa dei ricchi e li comandante, che sono egoiste e faccio cerbiello, cari umano, non hanno niente. Complimenti. Allora, per più vedere, qualcosa? Questa è bellissima poesia. Questa è un po' corta, desidero accarezzare il sole, certo, siamo d'inverno. E sembra un desiderio, chi non lo vuole accarezzare? Nella speranza che non si bruci le mani. A distanza, il sole a volte mi si avvicina, suscitando in me il desiderio di accarezzarlo. Io lo guardo e mi avvicino a lui. Non mi è possibile farlo, è troppo lontano. Io vorrei avere una scala abbastanza alta. Non è possibile, appena ti avvicini a lui, ti bruci. Non è colpa sua, ma neanche mia. A volte mi domando perché mi voglio avvicinare. Appena lo guardo, lui mi brucia. Perché lo fa? Se lui è quello che ci vuole riscaldare, e non è possibile fare a meno di lui. La mattina presto lo aspetto, appena arriva mi riscaldo. Forse è la terra dove metti i piedi, io ostacolo tutto per arrivare a prenderlo. Non mi basterà tutta la vita. Stai attento con i piedi per terra, apri gli occhi bene e vedrai che il sole non te li brucia. Complimenti. Ora, prima di concludere la nostra chiacchierata, devi salutare qualcuno. Come al solito, noi diamo sempre il saluto generale a tutti i telespettatori che hanno la simpatia o la pazienza di ascoltarci, ma soprattutto sempre l'augurio a quelli che stanno male che possono stare meglio. Un saluto. Il proprio ricordo, tu che sei sempre contato da questo americano. Salutiamo tutti quelli che ci guardano su YouTube, lo ricordiamo, canale 66, La Civetta.
ci vedete da tutto il mondo a qualsiasi ora del giorno. Se vi annoiate la notte, accendete, mi vedete, almeno passiamo insieme un po' di tempo. Happy New Year, lingua internazionale, io se ci capiscono dal... Happy New Year, ormai siamo lontani. Ma non ci siamo stati, non ci siamo stati. Non ci siamo stati, è ritardo. Allora, dobbiamo salutare Samuele Verga, che dice che ci guarda sempre, è innamorato della nostra trasmissione di Canale 66, però io desidero dire, magari glielo ricordiamo dopo alla regia, che se ci sono persone che desiderano venire a Bezzini per visitarlo, noi siamo a vostra completa disposizione per quello che sappiamo noi, niente togliendo all'alta guida turistica. Lo facciamo gratuitamente, è importante che venite a visitare il grande patrimonio che Bezzini possiede. Samuele Verga è il presidente dell'Arcoclube di Bezzini, della Moto d'Epoca, e gli piace la trasmissione. Sei contento Samuele? Ringraziamo Dio che sei contento almeno tu. E poi salutiamo Sicilia Mondo, il presidente Bim Mazzia, e salutiamo l'altro ragazzo che stamattina ci siamo incontrati, Carmelo Sergio, che siete due brave persone, anche se gli anni passano per tutti, si è fatta la volontà di Dio. Salutiamo la regia e tutti quelli che ci ascoltano, saluto lei e salutiamo Papa Francesco e il Vescovo Calogero, salutiamo la povera gente che soffre. Ho letto nel giornale un trafiletto l'altro giorno, c'è quasi quasi la possibilità per loro che il governo di aumentare le pensioni, l'età pensionistica. Io non sono razzista né contro i neri, né contro i bianchi, gli emigrati, questo e quell'altro, ma aiutiamo la nostra povera gente che non ce la fa più. Aumentare l'anno pensionabile è una cosa un po' pesante, perché poi un vecchio proverbio disse: niente pensionato, niente pensione, è lo Stato risparmio, è quello, tanti sacrifici durante la sua vita che ha fatto, non so a che vanno. Salutiamo la regia di nuovo e salutiamo tutti. Grazie e ci vediamo la prossima volta, se Dio vuole. Ci troviamo, io e Pippo Privitelli, qua nell'osteria di dove è avvenuto il tragico evento della Malapasqua. La Malapasqua è stato un evento veramente bruttissimo, una storia che ha scritto Giovanni Verga, una delle sue novelle, La Cavalleria Rosticata. Qua siamo sul posto dove è avvenuto veramente tutto. Stiamo cercando di far capire che cosa ha Bezzini. Bezzini ha un patrimonio enorme di queste cose. E allora bisogna far conoscere agli amici di fuori di venire a visitare questo grande patrimonio che è a Bezzini. Allora io cerco di spiegare, qua c'è l'osteria, là di fronte c'era una banchina dove c'era seduto Zio Blasi. Zio Blasi era quello che guardava tutti i movimenti che avvenivano qua. Questa è la chiesa dove si sono incontrati, qua in questo piazzale allora. Santuzza, quando compare Alfio è tornato da Licodia, di altri paesi, da Francoponte, che andava a prendere il vino, dice: avete visto a comare Santuzza? Sì, a comare Lola, scusate. Sì, l'ho visto, è entrata in chiesa con compare Turillo. Santuzza perché glielo dice? Perché era gelosissima, perché voleva quell'uomo tutto per lei, come si usava una volta. Ma purtroppo con Marinola era un po' spinta. E qua sotto troverete la casa, se venite a visitare a Bezzini, di con Marinola e con Mario Santuzzo e altri personaggi di qua, di queste vicole. Sono vicoli veramente interessanti, intriganti, vicoli storici. Poi quando si sono incontrate con Mario Alfio e con Mario Turillo, che gli dice: un minuto che vado a casa a prendere quello che mi serve, gli dà un morso nell'orecchio per invitarlo al duello.
con Bartolino ha capito subito quello che stava succedendo e va a salutare la mamma. Dice: datemi il tempo che vado a salutare mia mamma, e va nell'osteria e gli dice: mamma, mi deve dare un bacio come la prima volta quando sono partito militare. Parole drammatiche, pesanti, e storie, leggende, per me sono dei fatti successi che il grande scrittore Giovanni Verga ha messo in scena. Non è la cavalleria rusticana per se stessa, ma per i fatti che avvenivano in quei tempi, perché oggi l'evoluzione, il tempo è cambiato veramente tutto, e ve ne accorgete voi stessi. Non è più la terra di prima. Vicino prima mandava un grande patrimonio, tanta gente, della pastorizia, a chi coltivava la terra, calzolai, tante ma tante mestieri che oggi sono quasi scomparsi. Perché noi abbiamo voluto parlare un po' con Pippo Privitelli, che ci sta riprendendo, parlare della cavalleria rusticana, come possiamo parlare l'altro giorno di Mastro Don Gesualdo, possiamo parlare di Ieri del Passore, di tutte le storie che si sono state messe in scena. Ma chi vi sta parlando è anche uno scrittore. E allora qua una volta, non tanto tempo lontano, abbiamo messo La vicina gelosa, un'altra storia bellissima, che questa piazzetta, vedete, era piena, una delle mie novelle, La vicina gelosa, che qualche volta, magari appena abbiamo un po' di tempo, la faremo vedere in televisione. È bello conoscere tutte le storie, perché tutte le cose che succedono e accadono si fanno vedere, perché ricordare la storia, la nostra provenienza cittadina, umana, perché se non c'è l'umanità nelle cose non succede niente, non dobbiamo né speculare né andare in cerca di soldi, ma dobbiamo andare in cerca di amicizia, di amore e di speranza. Io per adesso mi fermo qua, perché dico l'ultima cosa: quando sono andato a fare il duello alla Congeria, che poi andiamo a farlo vedere, che una volta mi sembra che l'abbiamo fatto qualcosa, qualche ripresa su questo, un grande personaggio torna indietro che aveva assistito alla scena, hanno ammazzato a compare Torino. Qua non dobbiamo ammazzare nessuno, dobbiamo andare avanti con una storia umanitaria, perché non bisogna condannare nessuno. Se una persona non vuole quello, non vuole l'altro, sia fatta la volontà di Dio, e nella speranza che tutte le cose finiscono e vanno a lieto fine. Poi, dopo 12 anni, compare Alpio esce dal carcere e si mette insieme a Santuzza per portare avanti il bambino che Santuzza aveva in grembo. Vedete la storia come si avvicina, si incontra. Invece di incontrarsi la storia cattiva, è meglio che si incontra la storia buona, e che Dio manda una luce su tutta la Sicilia, su tutta l'Italia, ma soprattutto su Vizzini, che ne ha bisogno. Io vi ringrazio e grazie, ci vediamo la prossima volta e parleremo di altre storie analoghe a questa.